Buonasera, buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Perché si sente male sto coso stasera? Ah, perché era basso. Ciao, 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 ciao. Allora, oggi si fa nottata, dice Francesco. Perfetto, Daniele ne sarà felicissimo perché non è stanco per niente. Che oggi ha lavorato. Daniele stasera è solo perché Lorenzo ha deciso di avere una vita. Questa sera, come si è permesso, fra l'altro, povero Lorenzo. E anche Daniele ha una vita, quindi giustamente lavora. E anche voi avete una vita. E anche io ho una vita. Tutti quanti in realtà abbiamo una vita. Ma stiamo sempre qua. Come facciamo? Dice poi Crocix, dice poi alle 2 lo trovi a giocare a bocce. Ragazzi, ieri ho incontrato i ragazzi del gruppo Telegram nel nostro canale Discord, che stavano giocando con Lorenzo a un gioco che in realtà non è un gioco. Cioè, tu premi play e poi questo coso fa le cose da solo. Ci sono ste pallette che si muovono e arrivano da qualche parte. Io non ho onestamente capito che cazzo stavano a fare, però... X Lollo, no, i vinili li ascolto, ovviamente. Dovresti portarlo pure tu, dice Grocix. Anche no, grazie, io vi voglio un sacco bene, ma queste cose ve le lascio fare a voi. Voi divertitevi nelle vostre nottate. Ai miei tempi la notte davanti al computer si faceva altro, no? E invece loro giocano a biglie. Divertitevi, devo dire. Io evito quel giochino. Allora, qual è il tema di questa sera? Il tema di questa sera, io ho chiesto a... Sì, Francesco, è vero, mi stavo divertendo tantissimo. Io ho chiesto sempre al gruppo Telegram dei ragazzi, perché appunto se vi iscrivete c'è sto gruppo dove se sta fine ai 3, 4 di notte a di cose, a quanto ho capito. Oh, Andrea Boggione si è abbonato. Ciao Andrea. Ragazzi, io stasera non c'ho da bere, dai, perché non è che si può fare ogni sera, poi diventa complicato. Quindi questa sera niente, niente, non si beve stasera. Quindi stavo dicendo, il tema di questa sera è un tema che ha suggerito Francesco Cioschio. Perché? Perché sicuramente ma come Star Wars non l'hai mai capito? È una telenovela Star Wars. Esatto, il frigo, bravo. Io ieri ho dimenticato, cioè non ho avuto il tempo di menzionare il film di U-Ball, perché ce li avevo in canna, ma poi Marco Cioni ieri sera, che era incazzato come una iena, mi ha rubato il turno e quindi è andata così. Comunque, era molto incazzato Marco ieri sera. A una certa pensavo che si alzasse e spaccasse la sedia sul tavolo. Comunque, che è successo ieri sera? Molto probabilmente eravate tutti sul canale di Slim Dogs a seguire Opinioni Pericolose. E una delle opinioni pericolose di ieri sera era quella portata da Flavio. Flavio è un ragazzo che segue il canale Slim Dogs, segue anche questo canale. E dice che l'opinione gli è venuta proprio in mente da una battuta che feci io in una live tempo fa, quando dissi che i film tratti dai videogiochi fanno cagare. E lui disse no, non è vero, più che altro è la critica che gli si accanisce molto. Sì, prima o poi Merluzzo ce l'avremo qua. Sì, Gigliana, certo che ho chiamato Michael. C'è anche ovvio che ho chiamato Michael. Fra l'altro, poi alla fine vi dico pure una cosa di Michael, che ci siamo detti con Michael. Quindi, ho capito, il frigo. Beh, no, il film di Sonic 1. Cioè, di solito, allora, l'opinione che portava ieri Flavio, per cui io stasera volevo continuare la discussione, perché ieri abbiamo parlato veramente poco, perché io opinione pericolosa dopo 2-3 ore dura 2 ore e mezza. Ci sono due opinioni. La prima è stata quella di Maurizio Merluzzo, quella riguarda il doppiaggio in italiano, e la seconda era questa dei videogiochi, e ne abbiamo parlato più o meno per un'oretta. Poi sì, come dice Francesco, ci siamo concentrati solo su Assassin's Creed. E quindi, ma perché, adesso vi dico perché anche
mi ci sono concentrato io tantissimo su Assassin's Creed. E quindi giustamente Francesco ha suggerito questa cosa ed ero molto d'accordo questa sera di continuare a parlare di quest'argomento perché qui siamo tutti amanti di videogiochi e molti di voi sono anche amanti del cinema, oltre che me. Quindi è un argomento di cui ne possiamo parlare. E quando dico ne possiamo parlare, intendo che io ci tengo che voi scriviate delle cose in chat, perché non voglio solo dirvi la mia. Io ovviamente dico la mia perché... Ciao, eccomi. Però parliamone, no? So che può sembrare inquietante, ma dalla finestra di casa vedo la Slim Dogs. Oddio, Lollo, sì, è inquietante. Ma guarda, è ancora più inquietante quando... c'è della gente che ci manda delle foto su Instagram del nostro studio mentre noi non siamo in studio. Quello, fidati, che è ancora più inquietante. Quindi che lo vedi dalla finestra non ci fa niente. Cioè, c'è abiti vicino, da faccio, vedi, va benissimo. Gal dice, la live di ieri l'ho persa, è stata abbastanza memorabile da recuperarla. Sì. Quindi... qual era il discorso di ieri? Flavio, sì, da comunque esperto di videogiochi, lui scriveva anche su spaziogames.it, che molto probabilmente conoscete tutti, e faceva anche delle live sempre su spaziogames.it, quindi è comunque una persona che quando parla di videogiochi sa che cazzo sta dicendo, cioè non è uno che semplicemente gli piacciono, ma li ha studiati in maniera particolare. Ora... io personalmente sono una persona a cui piacciono i videogiochi, ma io gioco ai videogiochi da quando avevo 10 anni e sono passati 30 anni. Quindi, avendo avuto ogni tipo di console uscita fuori dalla prima PlayStation, ce l'ho avute tutte, avendo avuto anche il Nintendo, il Super Nintendo, il Nintendo 64, il Sega Mega Drive e il Sega Master System, nonché il Commodore 64, l'Amiga 500 e l'Amiga 600, diciamo che un minimo ne posso parlare pure io. E ovviamente, come dice Gal, ricordiamo la mitica PlayStation Vita. Non solo, ci ho avuto anche il Game Boy Advance, il Game Gear, il... come cazzo si chiamano? Il GameCube, la Wii, la Switch, PlayStation 1, 2, 3, 4, 4 Pro, Xbox, Xbox 360, Xbox One, l'Atari. Non solo l'Atari. Sì, Daniele, ho avuto l'Amiga, sia la 500 che la 600. Non solo l'Atari, c'avevo anche una console vecchissima, vecchissima, dove c'erano solo ed esclusivamente tre cartucce, tre giochi. Perché una volta uscita questa console... fallì miseramente, almeno in Italia, quindi quei tre giochi erano usciti, quelli ci avevo, ed era finita così. Erano un gioco che si chiamava Carnival, che era una semplice pistola che si muoveva sotto, e praticamente c'erano questi pupazzi, questi, a cui tu dovevi sparare, e ogni tanto c'era una papera che impazziva e ti veniva a mangiare. E poi c'era... come cazzo si chiama? Donkey Kong Country, che è l'antenato di Mario Bros, in pratica. E poi c'era un altro che si chiamava Mouse qualcosa, che in pratica era una specie di Pac-Man. La cosa che cambiava è che come si chiamano? Invece di esserci Pac-Man c'era la faccia di un topo, e invece di esserci Fantasmini c'erano dei gatti. Ma funzionava allo stesso modo di Pac-Man, era assolutamente uguale. No, il gioco di E.T. sull'Atari non l'ho giocato. No, quello mi manca. Ovviamente ho Donkey Kong il cabinato, bravissimo Gallo, esatto. Quello dove c'era praticamente Mario sotto, poi c'erano quelle impalcature che facevano così, no? Che salivano, e Donkey Kong là sopra che tirava i barili che andavano giù e tu dovevi saltare sti barili e arrivare fino a salvare la principessa. Esattamente quello là. Quello che ultimamente si è rivisto nel film Pixel, no? C'era... è rappresentato il film Pixel.
Senza contare ovviamente il PC, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso ci arriviamo a Pixel, come non giocare ai giochi. Ci arriviamo perché anche quello è un film che parla di videogiochi, che è un'altra storia dal film tratto di videogiochi. E oltre a questo, poi sul mondo del cinema più o meno ci lavoro, quindi cioè lavoro principalmente nel web, però ho lavorato anche nel mondo del cinema, ho montato anche qualche film, quindi un minimo di competenza pure lì ce l'ho. Nel mondo dei videogiochi non so come li fanno, cioè semplicemente ci gioco semplicemente da quando sono riuscito a tenere una cosa in mano con i pollici opponibili, e quindi io avevo il Commodore 64 con i joystick. Forse molti di voi non l'hanno neanche mai visto, un Commodore 64, che era quello dove i giochi erano a cassette. Quindi tu scrivevi loading, premevi invio e compariva la scritta press play on tape. Quindi tu premevi play nella cassetta, la cassetta cominciava a macinare e il computer caricava. E ci stava X tempo per caricare, no? Ed erano in una cassetta. Non ce l'ho più in Nintendo 64 perché si è distrutto, ma ce l'ho avuto. Anche il Sega Saturn ce l'ho avuto. E quindi niente, il Commodore, il mio, non so più che fine ha fatto, perché è stato il primo computer che ho avuto per le mani, il Commodore 64. Quindi non so assolutamente. E prima c'avevo quella console che vi dicevo prima, e l'Atari. Quindi comunque di videogiochi, qualche videogioco nella mia vita l'ho giocato. No, Francesco, ancora la PS5 no, anche se c'è mio cugino che ce l'ha in cantina. Qualche videogioco nella vita l'ho giocato, quindi un minimo forse ne posso parlare. Gal dice: posso fare una domanda off topic? Gal, perché devi rompere il cazzo? Però sentiamo, ma il passaggio dalle cassette CD è stato davvero così devastante come è stato raccontato da gente più grande di me? Il passaggio è stato molto più graduale di quanto non mi abbiano fatto credere. È stato è stato ovviamente graduale, però diciamo che è stata una sorta di rivoluzione. Poi io ci ho avuto la fortuna. Esatto, se non rompessi il cazzo non saresti tu. C'ho avuto la mia fortuna che mio padre è il mio padrino. Proprio il padrino, sì, quello là. No? No? Quello là. Cioè proprio quel padrino là. Che erano appassionati di musica. Poi mio padre, ma certo, si è rotto il cazzo, e mio padre no. E mio padre comprò, non proprio Don Vito, però un padrino. Il padrino del battesimo, ragazzi, no? Quello che quando ti battezzi va lì e ti innaffia la testa, in pratica. E comprarono il lettore CD nel 1987. E il lettore CD era uscito da poco. Quindi io avevo 7-8 anni quando entrò il primo lettore CD dentro casa. Quindi io praticamente sono cresciuto con un lettore CD dentro casa, no? No, aspettate, ma che cazzo dico? No, fermi. L'87 fu l'anno della videocassetta, il lettore CD, scusatemi tanto, fu fra il 93 e il 94. Mi correggo, perché mi ricordavo 1987 era il videoregistratore, il lettore CD era 93-94. Sorry. Quindi, comunque, ero comunque piccolino. No, l'87, sì Lollo, infatti perché appena ho detto 87 ci ho ragionato, ho detto no aspetta, c'avevo solo 7 anni, un po' troppo presto, no, era 93-94 ed era uscito da veramente poco il lettore CD, quindi io ce l'ho sempre avuto sotto le mani il lettore CD, però ai tempi i CD costavano troppo, quindi c'erano sempre le cassette, anche perché le cassette poi registravi dalla radio per avere la musica eccetera, poi si trovavano molto più facilmente le cassette, si registravano fra gli amici, era molto più facile avere a portata di mano una cassetta piuttosto che il lettore CD. Non solo, quando andavamo in giro, adesso abbiamo la musica nel telefono, negli iPod eccetera, io avevo il Walkman, che era questa bestia di Satana così grosso dove dentro ci mettevo la cassetta. Quindi comunque stavo dicendo film e videogiochi. Allora, per quanto mi riguarda,
Io li ho visti praticamente tutti i film tratti dai videogiochi. Scusa, c'ho un pelo in bocca. Lo dico, sì, c'ho un pelo in bocca. E non riesco a farlo uscire. Quindi li ho visti quasi tutti, credo, quelli esistenti o comunque arrivati in Italia. Gli unici che non sono visto sono stati gli ultimi. Non ho visto Warcraft, non ho visto Sonic, perché non ho avuto tempo di andare al cinema a vederlo. Lo recupererò sicuramente quando uscirà a noleggio, o su Amazon Prime o su Netflix, una cosa del genere. E ce n'è un altro che non ho visto, ed è Detective Pikachu, perché come sapete bene a me di base dei Pokémon non è mai fregato un cazzo, e quindi di conseguenza non mi sono fiondato al cinema a vedere Detective Pikachu. Poi mi avevano detto dalla Warner era arrivata quella roba che probabilmente ci avrebbero invitato all'anteprima, poi la Warner non ci ha cagato di pezza, quindi per questo film che Mauro stava lì e lo voleva vedere, ma questi non ci hanno proprio filato manco per niente. Ha poco a che fare con i Pokémon addirittura. Non l'ho visto. Quindi Flavio diceva che la critica era eccessivamente cattiva, secondo lui, per quanto riguarda i film tratti dai videogiochi. E non è del tutto sbagliato, assolutamente, anche perché, come dicevo ieri, la critica è sempre stata molto cattiva anche per quanto riguardava i film tratti dai fumetti. Poi, l'ho visto sempre ieri, sono arrivate delle aziende che hanno cominciato a farli bene, tipo la Marvel, tipo anche V per Vendetta, che per quanto Mauro sostiene che secondo lui non è un cinecomic per il suo modo di vedere i cinecomic, ma V per Vendetta è un cinecomic perché è tratto da un fumetto, quindi di conseguenza è un cinecomic. V per Vendetta secondo me è il miglior cinecomic mai fatto. Anche Il Corvo assolutamente è un ottimo cinecomic. È forse quello a cui sono più legato di tutti, Il Corvo, dal punto di vista del cinecomic. Ve ne ho parlato anche nel mio elenco di 10 film che deve aver visto per forza nella vita. E quindi quando hanno cominciato a impegnarsi in un certo modo a fare i cinecomic, la critica ha cominciato a vederli in modo diverso, perché prima i film comunque che erano tra virgolette osannati dalla critica, o comunque la critica ne parlava bene, erano principalmente i Superman, che anche quelli sono cinecomic perché sono tratti al fumetto di Superman. Poi sono arrivate tutta una serie di aziende, Watchmen, sì ragazzi, potremmo fare un elenco, la finiamo più. Ci sono arrivati tutta una serie di e aziende che hanno cominciato a investire in un certo modo, a fare bene i film tratti dai fumetti, e lì la critica ha cominciato a prenderli in maniera diversa, ha cominciato a studiarli pure, oltre che a prenderli in maniera diversa. Senza contare che comunque il mondo dei... Ah, c'è Martina stasera, ciao tesoro! Che comunque il mondo dei fumetti dalla critica è comunque più conosciuto rispetto a quello che è il mondo dei videogiochi, perché è più facile accedere al mondo dei fumetti, perché tutti da ragazzini abbiamo toccato un fumetto. Un videogioco è già un'altra storia, perché si evolvono in maniera diversa, perché inizialmente erano delle cacate, perché i videogiochi quando eravamo più piccoli, quando ero più piccolo io soprattutto, erano visti solo come giocattoli un po' più costosi. È da qualche anno che i videogiochi comunque stanno avendo, diciamo, una rinascita sociale e culturale di un certo tipo. È da poco che cominciano a parlare di arte quando si parla dei videogiochi, anche perché non è da tantissimo che oggettivamente i videogiochi cominciano a pretendere qualcosa. Cominciano veramente a voler raccontare qualcosa, cominciano veramente ad addentrarsi su quello che può essere anche ambire non solo a giocare, ma a intrattenere in maniera diversa, più interessante, raccontandoti una cosa, sperimentando pure. Quindi la critica è molto meno legata al mondo dei videogiochi rispetto a quello dei fumetti, quindi quello dei fumetti è stato analizzato in un modo diverso.
Ora, il problema, secondo me, per cui, ed è sempre secondo me, per cui la critica attacca particolarmente il mondo dei videogiochi, sono due i problemi di base. Uno è ovviamente per ignoranza, perché molti critici sono ignoranti su quello che è il mondo dei videogiochi. Due è perché comunque le società di produzione che hanno lavorato a delle licenze di videogiochi non l'hanno proprio fatto bene, cioè non l'hanno proprio fatto con l'idea di tirare su veramente qualcosa, l'hanno fatto semplicemente finora con l'idea di sfruttare qualcosa. Cioè, abbiamo un pubblico, il pubblico dei bambini, portarlo al cinema è facile, tanto perché non sono i bambini che vanno al cinema, sono i genitori che li prendono e li schiantano al cinema perché si rilassano pure loro, perché si vedono qualcosa di tranquillo, perché i bambini si divertono, ai bambini piace andare al cinema, quindi vedere i cartoni animati, le cose eccetera, portare i bambini al cinema è estremamente semplice in realtà. Portare gli adulti al cinema comincia a diventare un po' più complicato, però ci sono diversi film che gente adulta può andare a vedere al cinema. Far portare i 14enni, 15enni, cioè l'età di mezzo, in alcuni casi può essere un po' complicato. Quindi, per prendere queste persone e li prendere e schiantare dentro il cinema, utilizzare quello che è una roba che loro conoscono, quindi un videogioco, è la strada che hanno provato a intraprendere, no? E in generale, da certi punti di vista ha funzionato, perché le porta le persone al cinema. Il problema è che queste società di produzione si fermano, almeno per quello che abbiamo visto finora, all'idea di portare semplicemente queste persone ad acquistare il biglietto per entrare in sala. E finisce là. Perché la maggior parte dei film tratti dai video... Oh, Frank Setta, aspetta, ciao Giovi, grazie per le parole di incoraggiamento dell'altro giorno, sono un ragazzo con la fibrosi cistica, tra l'altro giorno ti ha ringraziato per lei, per la compagnia che mi porti ogni sera. Oggi mi ha donato a spendere la notizia all'uscita del reparto. Cazzo! Dovrei uscire verso il 20 luglio, sei un grande abbraccio. Bravo Frank, sono contento, dagli! Forza! Forza, forza, forza! Il 20 luglio, poi quando esci, se vediamo qua, famo festa. Famo festa qua, purtroppo, perché non possiamo far festa chissà dove è, però famo festa qua. Quindi dicevamo, oddio, ho perso il filo. Adesso lo recupero. Quindi, no, dicevo, semplicemente che portare le persone a pagare il biglietto è facile e... No, Frank, non ti preoccupare, avevo intravisto, ho visto che eri tu, ho voluto leggerlo, non ti preoccupare. Sei palermitano, non lo so, famo festa qua, non ti preoccupare, in qualche modo famo. In qualche modo festeggiamo la tua uscita dall'ospedale. Quindi dicevamo, è molto facile, le aziende si sono semplicemente preoccupati di tirare la gente dentro e basta. In generale non sono tutti brutti. Non ce n'è nessuno memorabile, perché non c'è un film tratto da un videogioco che è veramente memorabile. Ci sono quelli che non hanno fatto eccessivamente schifo, ma un film tratto da un videogioco dove tu dici madonna mia che figata, in realtà io personalmente non l'ho mai visto. Ho sempre detto ok, questo ci sta, però che figata Non mi è mai capitato di vedere. Fra l'altro Sollima, che ha tirato fuori Martina, dovrebbe fare il film di Call of Duty. Anche se in realtà pensare che Sollima fa il film di Call of Duty è abbastanza semplice, perché non so se avete visto se le serie di Sollima, in pratica semplicemente gli metti una storia o chiami Call of Duty e va bene così. E potrebbe già essere interessante. Forse quello di Sollima può avere una chance. Per ora hanno sospeso il progetto, vabbè, in questo periodo. Ma ora che hai finito The Last of Us 2, ne parlerai facendo spoiler? No, ne parlerò ma non facendo spoiler, non ti preoccupare. Non mi va. E almeno non per adesso, ne parleremo...
facendo anche spoiler, tipo fra un bel po', grazie Vale Messi per esserti riabbonato a livello 1. Ne parleremo, ma fra un bel po', magari facendo qualche altro spoiler, si dà il tempo a tutti quelli che lo stanno giocando di finirlo. Fra l'altro mi aggiungo dicendo, ho sentito Michael e ci siamo detti per l'elenco di 10 film, Michael non vede l'ora di venire sul canale a darcelo, ma semplicemente in questo momento sta giocando a The Last of Us 2, mi ha detto appena lo finisco, becchiamoci, facciamo questa cosa, quindi a presto. Stavo dicendo, che non c'è niente di veramente incredibile. Io di quelli che ho visto, quello che non mi ha fatto totalmente schifo, come ho detto ieri, è stato il primo Tomb Raider. Il primo Tomb Raider con Angelina Jolie non è tremendo. È carino, è un film d'azione con Angelina Jolie, pregna atomica, è ambientata in quel mondo. Lo ricorda tantissimo il mondo di Lara Croft. Lei, fra l'altro, ricorda tantissimo Lara Croft. E funziona. Ci sono le tombe, c'è il tempio, c'è la ragazza cazzutissima che va in giro a sparare con le pistole. C'è tutto quello che ci dovrebbe essere nel mondo di Lara Croft. Sono ovviamente stati aggiunti dei personaggi perché il videogioco puoi anche giocare da solo tutto il tempo. Nel film non c'è bisogno, quindi c'è Bryce, l'assistente, c'è anche il maggiordomo che è da semplice pupazzo che chiudevi nel frigorifero in Tomb Raider 2 diventa un personaggio, eccetera. Quello con Alicia Vikander è ovviamente più nuovo, riportato rispetto a quello che sono i remake di Tomb Raider. La storia onestamente non mi è piaciuta tantissimo. Però il film non è male, cioè è carino, ma Tomb Raider è un tipo di personaggio, Lara Croft è un tipo di personaggio, un tipo di mondo che si presta tantissimo all'ambiente cinematografico. E Martina, tu disapprovi Tomb Raider con la Vikander? Sappiamo perché, almeno io e te sappiamo perché, ma non c'ho voglia di dirlo. Quindi, ci si presta. Un altro che non mi è dispiaciuto, no, certo nulla di personale, ci mancherebbe. Un altro che non mi è dispiaciuto è il primo Resident Evil. Il primo Resident Evil non è brutto, non fa schifo. Fra l'altro, una delle cose più fighe del primo Resident Evil, almeno per quanto mi riguarda, oltre a Mila Jovovich, è la colonna sonora. La colonna sonora del primo Resident Evil fatta da Marilyn Manson. Ed è una roba fighissima, mi è piaciuto molto. Sono nei primi film dove si vede la tizia di Fast and Furious, come si chiama la ragazza sudamericana. Rodriguez, Michelle Rodriguez, se non ricordo male, è lei, Michelle Rodriguez, Michelle Rodriguez, sì. Mi pare di sì. Io con i nomi ragazzo una pippa, l'avete ormai imparato dopo 2 mesi che ci conosciamo, ma credo sia Michelle Rodriguez. E il film non è brutto. Il film non è brutto. Gli altri, famo finta che non ci stanno. Già al secondo c'è qualcosa di caruccio e molte cose che facevano cagare. Ma gli altri però, poi a una certa è diventato solo, vabbè, incassano. Perché è palese che era, vabbè, incassano. A un certo punto anche la stessa Mila Jovovich è diventata produttrice dei film perché vabbè incassano, perché non li dobbiamo fare. Poi arrivato al sesto, al settimo, all'ottavo, quale cazzo sono arrivati? Io quelli ho visti tutti, perché c'era con una mia amica, avevamo sto trip che ogni volta che uscivano dovevamo andarli a vedere, andavamo al cinema a buttargli sti 10 euro e buonanotte, almeno passiamo una serata così. Ma sono orribili. Per il resto, non c'è niente che mi ricordo che ho detto: ah, questo film tratto dal videogioco non è male. Più che altro è il contrario. Ci sono stati dei videogiochi che rubano dal cinema che sono molto interessanti. Ieri ho citato Mafia per questa cosa. Mafia è
videogioco molto bello. Il primo, per me la storia del primo è la più bella di tutte, il terzo è una porcata, il secondo è carino, la storia del primo è bellissima. Fra l'altro Mafia 1 esce il remake ad agosto, io già l'ho preordinato, quindi non appena esce, poi magari a settembre lo giochiamo. Perché Mafia ruba palesemente, totalmente, da quello che è la trilogia del Padrino. O comunque dall'immaginario e dai film gangster. No? In generale. Il gioco su Aldo, Giovanni e Giacomo, esatto, Gabriele, per fare un capolavoro totale. E quello non è male, quel gioco, che non è palesemente il gioco del Padrino, perché poi per esempio il gioco del Padrino esiste, fa schifo. Mafia ruba da quelle parti, oddio, tubo di gioco, va bene, e ruba da quelle parti e crea un videogioco che parla appunto di famiglie mafiose e compagnia bella. E funziona. Quello che invece sono Ready Player One e Pixel sono probabilmente, Ready Player One molto di più rispetto a Pixel, probabilmente i migliori film che parlano del mondo dei videogiochi. Perché è Ralph spacca tutto, cioè anche che un po' parla del mondo dei videogiochi. Certo che lo attendo Mafia 1 Remake, assolutamente. L'ho preordinato. Cioè non appena esce la PlayStation lo scarica. Quindi, perché? Perché Ready Player One ovviamente è film di Spielberg, pieno dei problemi, pieno dei casini, pieno dei cazzar culo, ma è bellissimo comunque. Ed è un film che raccoglie completamente quella che è la cultura nerd degli anni 80. E nella cultura nerd degli anni 80 ovviamente a farla da padroni c'erano i videogiochi. Quindi è normale che parla di videogiochi. Pixel fa più o meno la stessa cosa, in maniera però un po' più divertente, una commedia in maniera un po' più scanzonata, tra virgolette, no? Quindi parla anche quello del mondo dei videogiochi. E quelli sono, in realtà, i film che trattano quel mondo che funzionano di più, in assoluto, per quanto riguarda i videogiochi, perché ieri si è parlato tantissimo di Assassin's Creed. Ragazzi, il film di Assassin's Creed è una porcata atomica. Cosa che, per quanto mi riguarda, è stata una delusione assurda, perché c'è Fassbender, che è comunque un ottimo attore. C'è il regista, adesso non mi ricordo come cazzo si chiama, che era quello che con Fassbender ha fatto Macbeth. No? Il film dove Fassbender è protagonista. E quindi io mi aspettavo veramente tanto, anche perché dal mondo di Assassin's Creed si poteva veramente creare una roba figa, perché tu non è che hai a disposizione qualcosa, cioè un piccolo mondo, tu hai a disposizione la storia, puoi prendere da dove cazzo ti pare, perché quella, la cosa figa di quel personaggio è che tu lo puoi infilare in qualsiasi contesto storico, che basta che sia nel passato. E lo potevano infilare dappertutto, quindi era quasi impossibile fare un film brutto. Eppure ci sono riusciti. Non solo hanno fatto un film su Tekken, Francesco, hanno fatto un film anche su Street Fighter, che è orribile. No, Free Guy con Ryan Reynolds non l'ho visto, ma è sempre un film che parla del mondo dei videogiochi e lo vedremo. Il problema è proprio quello, ritornando a sì, anche su Dead or Alive hanno fatto il film, assolutamente, è che è proprio brutto. Il film su Hitman, ragazzi, è orribile, è brutto, è proprio brutto. Ma anche quello, Game Therapy non è un film, Game Therapy è un tentativo di fare un product placement gigante con FaVJ, riuscito male. Però io, cioè, sono assolutamente
Capisco assolutamente Lorenzo Ostuni, cioè fa VJ su... Mo arriva uno che te dice fai un film, te che fai? Gli dici di no? Cioè, sarebbe stato stupido non farlo, quindi ci mancherebbe. Ma è una porcata Game Therapy, ma lo stesso... Lo stesso Lorenzo Ostun, cioè lo stesso FabiJ, a me quel film fa veramente schifo. Clapis, ogni volta che a Clapis gli dicono Game Therapy, una parte di lui muore. Ogni volta che glielo dico. Però, sempre stessa storia. Fai un film da valangata dei sordi, ma te pare che gli dici no. Ma anche solo per fare l'esperienza lo fai. U-Ball, io lo conosco. U-Ball è uno di quelli che viene definiti come peggior regista della storia, in pratica. E U-Ball è quello che fa film su roba impossibile, vengono pure male. Quello che gli avevano dato, che poteva avere una speranza di uscire bene, era Alone in the Dark. Ma anche Alone in the Dark di U-Ball fa schifo. Poi ha fatto House of the Dead, House of the Dead mi pare si chiama. Quello è il gioco, quello dove si sparava allo schermo. Ed è orribile pure quello. Sono brutti. Max Payne, bravo Sabino. Max Payne è orribile, è bruttissimo, perché è stato anche quello un tentativo di portare quel videogioco al cinema. Purtroppo il discorso è sempre quello: quando tu porti una cosa da un media a un altro media, devi capire come farlo. Perché la cosa non può funzionare esattamente allo stesso modo come funziona sul libro. Una storia non funziona esattamente uguale, identico, preciso al cinema, come quando se funziona sul videogioco non può funzionare allo stesso modo al cinema. Ma è normale che sia così, e viceversa, assolutamente, e viceversa, perché sono media diversi. Ci si approccia a questi media in maniera diversa, si ragiona in maniera diversa, e quindi devono essere lavorati e trattati in maniera diversa. Il problema è che ancora, secondo me, per quello che riguarda il mondo dei videogiochi, non hanno ancora ben capito come farle. Tutto qua. C'è qualche esperimento che vagamente funziona, ma alla fine vagamente funziona perché funziona l'atmosfera. Sì, lo so che Paul Anderson vuole girare anche Monster Hunter. Ma quelli sono, cioè, come si vuol dire, sono film facili, perché tu praticamente, cioè, una cosa è scrivere una storia, oppure affezionarsi a una storia e proporre il film e cercare di fare il film. Una cosa è fare il film di un prodotto che già per metà è pubblicizzato da solo. È molto più facile. E tu dici, sto facendo adesso, per esempio, che stanno facendo la serie di The Last of Us, la cosa che ci interessa di più è chi ci sta lavorando alla serie di The Last of Us. E fortunatamente ci sta lavorando quello che fu, è stato l'ultimo prodotto suo molto conosciuto eppure molto bello, lo sceneggiatore di Chernobyl, serie pazzesca fra l'altro, che sicuramente avete visto, e se non l'avete vista guardatela, perché è una serie incredibile. E quindi si spera che possa uscire qualcosa di decente. Il problema, per quanto mi riguarda, è che The Last of Us è già un perfetto connubio fra il mondo del cinema e il mondo dei videogiochi. È forse l'unico esempio. Francesco ha regalato un abbonamento di livello 1, grazie Francesco. No, non si sanno gli attori di The Last of Us ancora, se ne sta parlando. Addirittura è uscito fuori un nome di Josh Brolin per Joel, ma se ne sta parlando. Dicevo, il mondo di The Last of Us probabilmente è l'unico che per adesso riesce perfettamente a unire le due cose. Il cinema e i videogiochi nel 2 ancora di più rispetto al primo. Il 2, ragazzi, è un film o una serie TV che tu giochi. Ed è bella sia la storia, sia i personaggi, l'interpretazione, quindi come hanno fatto il motion capture, come hanno deciso di raccontarti la storia, perché ha dei tempi veramente molto cinematografici, sia i filmati che la storia di per sé, sia è ottimo il gameplay, le atmosfere che hanno creato, tutta una serie di cose. È proprio fico. È
l'ambiente cinema e l'ambiente videogaming The Last of Us 2 si fonde in una maniera perfetta. E quindi come cazzo fai a farci una serie? Quindi la cosa qual è stata? Sicuramente la serie non continuerà la storia dopo il 2, questo lo sappiamo benissimo, ma dovrebbe parlare di Ellie da piccola, del rapporto fra Ellie e Joel, quindi di quello che ci potrebbe essere in mezzo fra The Last of Us 1 e The Last of Us 2, dovrebbe coprire quel buco? Molto probabilmente sì. Riusciranno a farlo bene? No, Chiara, ovviamente non era necessaria la serie, ma è quello che noi ci chiediamo sempre. Ma è necessario questo film? È necessario questo seguito? È necessario questa serie? No, niente è necessario. Mai. Ma neanche fare 67 film della Marvel è necessario. No. Si fanno perché, ragazzi, questa è una cosa che io dico sempre. Dico da mesi e mesi, da sempre, da quando sto qua dentro. La prima cosa che vuole fare il mondo del cinema col mondo della televisione è fare soldi. Questa è la prima cosa che deve fare, la prima. Non solo che deve, ma che vuole fare, è fare soldi. Se poi riescono nel fare soldi anche a raccontarti delle storie belle, interessanti, eccetera, meglio. Ma la prima cosa che vogliono fare è fare soldi. Adesso addirittura, quando per esempio nel mondo dell'editoria, da qualche anno, quando un libro viene edito, quindi viene Pinco Pallino scrive il libro, Pinco Pallo lo pubblica, prima si vendevano solo i diritti del libro, adesso insieme ai diritti del libro si vendono già, a prescindere che venga mai fatto o non fatto, i diritti per le immagini cinematografiche, quindi per l'eventuale film. È già inserito, sta già lì. Perché ormai si fa così. Nel magico cinematografico per le serie TV, eccetera, eccetera. Perché si tratta di... hanno una sorta di... C'è una differenza fra i diritti, per esempio, nei fumetti. Quello che è successo col fumetto di Dylan Dog, per esempio, è che in Italia sono rimasti, perché non li hanno venduti, i diritti per l'immagine ferma. Quindi per il fumetto, Dylan Dog, fermo, e della Bonelli. Cioè solo la Bonelli può utilizzare, può fare un fumetto con Dylan Dog, perché solo loro hanno i diritti. L'immagine in movimento, Dylan Dog che si muove, e quindi al cinema o in televisione, quei diritti sono degli americani, perché li hanno acquistati loro, adesso non so bene chi li ha acquistati. Sono due cose diverse. E adesso vengono già venduti insieme. Ma che cazzo? Ma è così. Esatto, come non era necessario Need for Speed, ma l'hanno fatto lo stesso. U-Ball ha fatto House of the Dead, Alone in the Dark, Blood Rain, The Name of King, Postal e Far Cry. Io sapevo l'unico, Alone in the Dark l'ho visto, House of the Dead non ho visto un pezzettino e poi non sono andato avanti, gli altri non li ho visti. Onestamente non li ho visti, lo ammetto. Quindi, ma in movimento si intende con attori o anche serie animate? Basta che si muove. Attori, serie animate, gif animate, basta che se muove, i diritti di quell'immagine non sono più della Bonelli, ma sono degli americani. Basta che si muove. Nel fumetto americano se muove, nel fumetto italiano se muove americano. Il videogioco è un'altra storia ancora. Perché ogni immagine, ogni personaggio, ci sono diverse cose. Ora gif animate magari no, stavo scherzando, però non lo so, però se sta fermo è da una parte, se si muove è da un'altra parte. Quindi stavamo dicendo sul discorso dei videogiochi eccetera, non è comunque facile. Ieri parlavamo anche, almeno quella che è la mia idea, del fatto che una cosa è creare un mondo tratto da un libro, perché
non hai nessuna nessuna immagine di riferimento, non c'hai una faccia, non c'hai un esterno, non c'hai niente. Già tratto dal fumetto comincia a diventare un po' più complicato perché qualche immagine di riferimento ce l'hai, ma l'hai vista sempre ferma, quindi è diverso. Trattare qualcosa, prendere qualcosa tratta da un videogioco è molto più complicato perché tu ci hai giocato. Quindi tu l'hai visto muoversi quel personaggio, l'hai visto parlare, l'hai visto interagire con altri giocatori, ha interagito con te, cioè ne hai un'esperienza visiva nel tempo. Quindi si muove, parla, fa e dice, eccetera, eccetera. Hai visto tutto, hai visto le inquadrature, hai visto le scenografie, hai visto tutto. Riportarlo al cinema è complicato. Io mi ricordo quando dissero, tantissimi anni fa, il film su Doom. E mi dissi Lobster Sol all'epoca, ha donato un ma euro. come cazzo Buonasera. fanno a rendere interessante Lobster Soul? Buonasera, grazie per l'euro. E dissi, ma come cazzo fanno a rendere interessante un film su un videogioco, su un FPS, su uno sparatutto? Ero ragazzino e ovviamente sono andato a vederlo e il film è noiosissimo. Poi da ragazzino pure io mi aspettavo di vedere Doom. Io volevo vedere la pistola che andava in giro e sparava i mostri. E se ne vede alla fine un pezzettino perché poi c'è sto protagonista che si prende non so che pillolina e comincia a diventare un super soldato e ci sono 2 o 3 minuti di film dove si vede la soggettiva proprio della pistola che va in giro e spara. Quindi in realtà Doom è solo lì, solo in quel piccolo pezzettino lì di film. E tutto il resto è orribile, cioè hanno semplicemente messo un nome sopra una cosa. Questo è. No, non mi aspettavo magari Gabriele un film interamente girato in prima persona, però da ragazzino mi aspettavo almeno la storia, almeno mi aspettavo di vedere ogni tanto in qualche sequenza d'azione di vedere sta pistola in soggettiva. Invece si vede solo una volta per 2 minuti. Ed è quello che in un videogioco come Doom tu vedi per tutto il tempo la pistola che va in giro, quindi nel film vuoi vedere quella cosa lì e non la vedi. Ed è questa la cosa terribile. Adesso si parla del film di Uncharted con Tom Holland. Boh. Io non ce lo vedo Tom Holland che fa Nathan Drake, onestamente. Ovviamente parleranno di un Nathan Drake giovane, perché Tom Holland è un ragazzo giovane, quindi parleranno di un Nathan Drake giovane. Però, ma perché? Boh. Vediamo. Vedremo. Qualche riferimento giusto per condire, ma se è uguale al gioco, è senso se lo rivedere 2 volte. No, è ovvio. Fare un video, un film identico al videogioco non c'ha senso. Però darti quell'idea, cioè, è come se fanno un videogioco su Duke Nukem. Non so se vi ricordate Duke Nukem. Molto probabilmente sì. È sempre questo sparatutto con questo personaggio fuori di testa, poi anni dopo uscì un altro gioco che si chiamava Serious Sam, che lo ricordava parecchio. Se fanno un film su Duke Nukem, la cosa più interessante, la cosa più importante è lui, ovviamente. Però io poi voglio vedere lui che va in giro e che usa il pistolone. La risposta è sempre che Tom Holland è diventato famosissimo con Spider-Man, attira un sacco di gente, Uncharted attirerà tutti i fan curiosi, quindi faranno il botto al box office. Seagal, sperando che sia anche decente come film, sperando che sia anche carino, perché purtroppo io sono il primo che, vi ripeto, amando il mondo dei videogiochi e conoscendolo, amando il mondo del cinema e conoscendolo, sono il primo che ha dei pregiudizi per quando si parla di film tratti dai videogiochi, perché in pratica non ne hanno azzeccato uno. Non ne hanno azzeccato uno, ci sono andati molto vicini. A me quello di Silent Hill è piaciuto molto, il primo Silent Hill. Ma
Ma mi è piaciuto molto perché c'era quell'atmosfera, perché c'era quella colonna sonora, perché il regista comunque poi mi ha accitato un po' di cose. Adesso non so se vi ricordate il primo Silent Hill, quando lui arriva proprio all'inizio del gioco, c'è lui si fa il corridoio, c'è quel movimento di macchina molto strano nel videogioco, che a un certo punto parte, poi lo inquadra da sopra, poi si sposta e segue lui che passa in questo vicolo dietro queste grate. Nel film c'è la stessa cosa, in una situazione molto simile il regista ha citato questo movimento di macchina ed è fico, perché è una cosa che io avevo già visto, che mi piaceva, che nel film me lo ritrovo fatto con il film, con un personaggio reale, con un attore, e mi ha funzionato parecchio. Il Pyramid Head mi è piaciuto tantissimo nel film di Silent Hill, è fatto benissimo, è inquietante come nel videogioco. Quindi quello per me ha funzionato. Ha funzionato il primo, dal secondo in poi no, perché nel secondo hanno deciso di fare... perché il primo era un horror, ma sempre un horror fatto in maniera molto particolare, in realtà si vede poco e niente, c'è solo la tipa che gli strappano la pelle via, no? Però non si vede tantissimo. Poi c'aveva anche nella storia del film hanno inserito anche tutta una sorta di simbologia, c'era questa setta, hanno caricato il discorso della setta, c'era tutta la parte del flashback di Alexa che di quando la comunità l'aveva uccisa praticamente, poi a un certo punto diventa tutto bianco, c'è il cameo dell'infermiera, quella là con gli occhi coperti, vestita di rosso, ci sono tutta una serie di piccole cose, di piccoli riferimenti al videogioco originale, al videogioco, che funzionavano. La colonna sonora bellissima di un certo Akira Yamaoka, se non mi ricordo male, ed è bellissima quella colonna sonora, cioè il pezzo Promise di Silent Hill 2, che a me è sempre piaciuto un sacco, e nel film hanno riutilizzato la colonna sonora del videogioco, non l'hanno rifatta, hanno utilizzato quella, e quella è un'altra cosa che ho apprezzato tantissimo, perché io c'avevo le stesse sonorità che c'avevo nel videogioco, ce l'avevo anche nel film. La storia era diversa, ma l'ambiente era quello. E a me era piaciuto parecchio. Cioè, è forse quello che reputo più riuscito. Il resto, no. Come giocare i giochi, dice, secondo me i film tratti dei videogiochi non saranno mai come vorremmo, perché ognuno vive il gioco diversamente. Io comunque non posso dare opinione di questo genere con il mio nickname. Silent Hill è ansiolitico, esatto. Dicono che era consapevole da cosa era tratto il film, solo il regista che ha fatto un film e basta, vabbè, magari stavate parlando di non so che altro. No, ma infatti l'ho detto che il primo Resident Evil non era malvagio. Assolutamente non era malvagio. Fra l'altro, comunque, Resident Evil è un gioco, soprattutto il primo, che comunque è tantissimo rubato da un film, che si chiama La Notte dei Morti Viventi di Tom Savini. Tom Savini, regista di origine italiana, ma comunque è americano, che fa anche un cameo in Dal tramonto all'alba, il film di Tarantino con George Clooney, non so se lo conoscete, Dal tramonto all'alba, quel film lì, c'è un personaggio che si chiama Sex Machine, e Sex Machine è Tom Savini, che è il regista della Notte dei Morti Viventi, che è un remake di La Notte dei Morti Viventi di George Romero, il primo film, quello dove gli zombie si sono visti per la prima volta praticamente, il primo film, quello in bianco e nero, e questo di Tom Savini è appunto un remake a colori, fatto un pochino più action, dove ci sono delle ambientazioni un po' più moderne, perché se non mi ricordo male è tipo degli inizi degli anni 80, e se lo vedete, quel film,
ci sono un sacco di inquadrature che sono state riportate su Resident Evil, sul primo Resident Evil. Ci sono un sacco di inquadrature della casa, della villa, soprattutto nei corridoietti quelli più piccolini, non nelle stanzone giganti, ma quelli nei corridoietti piccolini, per come sono inquadrati, sono copiati paro paro dal film di Savini. Infatti anche Resident Evil alla fine è un gioco che comunque prende molto dall'universo cinematografico, perché i videogiochi ormai rubano tantissimo dal mondo cinematografico. Quello che hanno sempre voluto fare è avvicinarsi sempre più a quello che è un racconto cinematografico, e ci stanno riuscendo. Prendiamo lo stesso, lo abbiamo fatto qui su questo canale, Detroit Become Human. Detroit Become Human è un film interattivo. È totalmente un film interattivo. Quello che gli manca è quella giocabilità che magari c'ha The Last of Us, ma la storia non te lo richiede. Quello che il gioco ti permette di fare, come ti muovi, è perfettamente funzionale a quello che è la storia che vogliono raccontare. E sono convinto, quindi, per arrivare a vicini alla summa di questa storia, sono convinto che i film tratti dai videogiochi, purtroppo ancora, a parte qualche piccolissimo caso, non sono fatti bene. I videogiochi invece tratti che rubano dal cinema funzionano molto di più, probabilmente anche per una maggiore libertà, perché i videogiochi hanno ovviamente una maggiore libertà. In The Last of Us 2 si vedono delle cose che noi al cinema non potremmo vedere mai, o che comunque vedremmo in maniera molto difficile. Parlo sì della violenza, parlo di tutta un'altra serie di cose. Allora, come giocare ai giochi? Io non voglio assolutamente parlare della questione della rimozione degli episodi di Scrubs, eccetera. Non voglio parlare di quell'argomento perché è una cosa che mi fa incazzare in una maniera disumana, e non... Ho capito che è meglio non toccare proprio l'argomento quando ne parleresti in maniera particolarmente violenta e non ne riuscirei a parlare in maniera politica, perché ho un'idea ben precisa di quella roba lì, e non riuscirei a parlarne in maniera politica. In quel caso ne devi per forza parlare in maniera politica, quindi siccome io non sono in grado, perché sono uno che va molto di pancia su determinate cose, e quindi sì, no, ma non, sai cos'è? Che non sarebbe volgare, ma ragazzi, no, va, vi prego, no, dai. Non ne parliamo, vi prego, per favore. Evitiamo quel discorso là. È un po' troppo... No, sarebbe assolutamente non politically correct, perché non si può. E lo so che politically correct vi piace. Poi sì, andiamo troppo in off topic e non faremo ormai una live di cui parlerò della blackface o robe simili, perché evitiamo. Allora, ho letto da qualche parte che stanno progettando un film su Splinter Cell con forse Tom Hardy, lo sceneggiatore stesso di American Hustle. Che ne pensi? Potrebbe venire un bel film? Allora, di un film su Splinter Cell io ne sento parlare da troppo tempo, da tanto tempo, e non l'ho ancora mai visto. Boh. Poi notizie vere, notizie che escono fuori un po' così, non lo so. Comunque, io vi ho detto per un'ora cosa ne penso di questa roba. Voi come la pensate? Cioè, siete d'accordo con questa cosa, che i videogiochi, diciamo, che sono trattati un po' male dalle case di produzione? Questo è il discorso. Un The Last of Us che già ti dà molto il videogioco come storie e momenti emozionali, vedere un film tratto da esso non sarebbe la stessa cosa, assolutamente. Ci sarà davvero la serie di The Last of Us? Pare di sì.
Quello che io ogni tanto quello che ogni tanto si dice è, per esempio, molto spesso leggo, io ho paura della serie per The Last of Us, ma io ho paura che facciano un brutto lavoro. Quello che molte persone scrivono è: mi possono rovinare il gioco. Questo secondo me è un concetto sbagliato, perché il gioco non te lo possono rovinare, perché la serie non può mettere mani al videogioco. Il videogioco quello è, quello rimane. Quindi perché te lo devono rovinare? Come fanno a rovinartelo? Cioè, al massimo fanno un'altra cosa, perché ovviamente una cosa è videogioco e una cosa è la serie, fanno un'altra cosa che non funziona. E basta. Poi, come giustamente state scrivendo in chat, c'è lo sceneggiatore di Chernobyl, Chernobyl, c'è l'HBO dietro, che HBO negli ultimi anni ha solo fatto robe fiche, quindi diciamo che ci sono tutti i numeri e i nomi dietro per far venire fuori un ottimo lavoro. Anche sì, assolutamente Francesco, anche di Resident Evil, di un programma su Netflix se ne parla da tanto tempo. Io purtroppo Netflix, per quanto ci sono affezionato, per quanto gli voglio bene, acquisti a Netflix, per quanto io pago l'abbonamento di Netflix da quando è uscito in Italia, anzi in realtà da un anno dopo, perché il primo anno Netflix stesso ci ha regalato dei codici per l'abbonamento. Però la serie di Resident Evil di Netflix, ragazzi, mettetevi in testa, sarà una porcata fatta soltanto per utilizzare il nome e basta. Su questo ne sono sicurissimo al mille per mille. La critica ci va pesante con film tratti da giochi, fumetti e film anime, risaputo purtroppo, però non so dire niente sul fatto se film tratti dai videogiochi fanno schifo o no, perché non li vedo. Ho visto solo Detective Pikachu. Ok, allora. Peccato che però non possiamo avere HBO Max Italia. Ma prima o poi. Di origine Netflix ce ne sono due buoni, sono documentari. No, ma ci sono delle robe origine Netflix che funzionano. Però, infatti, il film di Death Note. Non so capace. Sai, Francesco, qual è il problema? È che io non sono sicurissimo che Netflix per Resident Evil farà una porcata, che poi non sono loro che lo fanno, ma semplicemente loro che lo commissionano. Quindi chiamo una casa di produzione e gli dicono: facci la serie su Resident Evil, ci abbiamo i diritti, falla. Non utilizzeranno il nome. Proveranno a utilizzare il nome e basta così, faranno questo. Death Note hanno fatto la stessa cosa, ragazzi. Di quanto se ne è parlato del film di Death Note quando è stato annunciato? Se ne è parlato tantissimo, per tantissimo tempo. L'hanno fatto, l'abbiamo visto, ha fatto schifo a chiunque. Quel film ha fatto schifo a tutti. C'era pure William Dafoe, completamente disintegrato. Per le animazioni orribili, il trucco brutto di Luke. È orribile quella roba. A me che L sia nero, bianco, violo, fucsia o arancione non me ne frega un cazzo, va benissimo. Il problema è che proprio il personaggio non funzionano. Cioè, Light nel film non funziona per niente. Zero proprio, cioè tutto quello che è Light, sia nel fumetto che nell'anime, in quel film non si vede manco per sbaglio. Tutto quello che era anche L come personaggio, come carattere del personaggio, in quel film non si vede manco per sbaglio. Quindi, nel film il vero Kira e Misa Misa, sì, hanno deciso di cambiare questa cosa. Boh. Non lo so, non so perché, probabilmente, quasi sicuramente è una cosa voluta. No, ragazzi, il colore della pelle di L non è minimamente un problema in quel film, ma neanche per sbaglio, proprio zero. Non c'entra niente, non è quello il problema. Per me assolutamente. Il film di Dragon Ball purtroppo io non me lo sono dimenticato, sono andato a vederlo pure al cinema, pensa un po'. Light Turner non l'ho visto. Sì,
Sì, Francesco, effettivamente una sfida dura quelle fra i live action dei videogiochi e le live action degli anime e dei cartoni animati. Non... purtroppo non riescono. Grazie Fundo, lo so che sono bellissimo. Light Turner è il nome che hanno dato a Light Yagami nel film. Ma ci credi che manco me lo ricordavo? Ho visto quel film, non me lo ricordavo minimamente. Guarda che gli avevano cambiato il nome, ma proprio zero. Manco per sbaglio me lo ricordavo. Cioè, mi ricordo pezzi di quella roba, perché è talmente brutto che il mio cervello l'ha rimosso. Mi ricordo solo che appunto Misa Misa era quella veramente protagonista del film, comunque la stronza e la cattiva della situazione, e che come diavolo si chiama, è che a una certa c'è una ruota panoramica alla fine del film. Esatto, Moss dice mi ricordo solo la ruota panoramica, pure io mi ricordo solo la ruota panoramica e qualche inquadratura dove si vedeva William Defoe truccato da Ryuk e basta, cioè non mi ricordo praticamente niente. Death Note non esiste come la 9 di Scrubs. Non era Michael Keaton chi? No, Ryuk, William Defoe. Ho visto Annientamento, sì, anche Annientamento l'ho trovato molto brutto. Ragazzi, ma perché ogni volta che si parla di Scrubs ve vengono le convulsioni? È bello! Poi, io faccio parte della generazione Friends, non della generazione Scrubs, quindi... io Scrubs è carino, ok, ma... lapidatemi, non... è carino, molto carino, lo ammetto. Però... per me Crochix e Friends... Scrubs è la serie più figa di sempre. Per me no. Io Friends, io sono cresciuto con Friends, ragazzi, ma questo, come dico sempre, è questione generazionale, è questione di età, è questione di periodo in cui si è cresciuti, è questione di quello che abbiamo visto prima. Tu contro Shoni su Scrubs quando? No, contro Shoni no, mamma. Per favore, te prego. Già, passo un attimo solo per ricordarti che fra 3 giorni fai 40 anni. Shhh, non si dice, The Tronk, non si dice. Non saprei, 2 grandi serie. Sì, io ho preferito Friends. Mi hanno regalato il bar di Friends di Lego, dico solo quello. È il Central Perk, io ce l'ho, sta là sotto da qualche parte. Per me ad oggi la serie più figa di sempre resta Breaking Bad. Sono altre cose, è un'altra roba. Il frigo dice: gli unici live action decenti degli anime sono l'Immortale, quello di Bleach era tutto sommato godibile e basta, non l'ho visto. Il bello che hanno sprecato William Defoe al posto di mettergli quella CGI, potevano usare quel trucco, sarebbe venuto 1 miliardo di volte meglio. Lost è una bella serie, però ragazzi vi prego non ricominciamo a parlare di serie perché non usciamo più, anche perché poi ci buttiamo sempre nelle solite cose. Breaking Bad è bellissima, a me è piaciuto Better Call Saul, è più bello di Breaking Bad. Scrubs è la serie più bella del mondo, e poi che altro, La Casa di Carta è una merda, diciamo sempre le solite cose. Aspettiamo che esca qualche altra cosa di interessante. Non ho visto Curon. Non ho visto Curon semplicemente perché me puzzava de merda già dal trailer. E quindi ho detto non lo spreco questo tempo. E poi chiunque mi ha detto che è una merda. Quindi questo tempo non lo spreco. Quindi miglior film tratto dai videogiochi, Tomb Raider con Alicia Vikander. Perché nessuno l'ha visto, perché nessuno aveva hype di vederlo. Ma io l'ho visto verso 88, Tomb Raider con la Vikander. E ripeto, non mi è dispiaciuto. Non mi è dispiaciuto, però, boh, migliore? Non lo so, può essere. Su Sky uscirà Favolacce, lo so. Mi consigli di recuperarlo, calcola che lo vedrò anch'io perché ancora non l'ho visto. Favolacce ancora non l'ho visto, ho visto il trailer più volte, so che
deve essere veramente una roba molto interessante, però non l'ho visto. Poi sappiamo che i ragazzi, i fratelli Chip e Chop lì sono bravi. La troupe che gli sta dietro sono degli ottimi professionisti e soprattutto i produttori che io conosco e con i quali ho collaborato spesso per altre cose, anche con Slim Dogs abbiamo collaborato spesso per altre cose, che i produttori sono Pepito Produzioni, sono delle persone che sanno quello che fanno. Vogliamo parlare di I'm Not Okay With This sul finale? Guarda, se volete parlatene voi, io ho visto le prime tre puntate e poi ho detto anche no, grazie. Quindi Ayub dice: non lo so, credo che i film basati sui videogiochi ogni volta nascono fallimentari in quanto vengono sceneggiati con il deretano e con l'unico obiettivo di vendere. Se vuoi ho un link in cui c'è William Defoe come Ryuk, ma in versione migliore, oddio. Ho appena finito The Last of Us 2 e sto male forte, che capolavoro. Dato, anche qui l'abbiamo finito. Anche qui l'abbiamo visto e l'abbiamo finito ed è veramente una bella roba. Tra l'altro anche di Stranger Things c'è un piccolissimo videogioco fatto per PlayStation. È una roba 8-bit ovviamente, ha cercato di simulare un... adesso non mi ricordo il tipo di visuale, comunque una grafica un po' come quello di... il videogioco di, come cavolo si chiama, di Sigo. Dovrebbe essere un GDR di quel tipo lì. Terribile quella roba di Stranger Things, dice Chiara. Non ho visto, solo non l'ho scaricato. Ok, io l'ho giocato, che merda, perfetto, allora non lo giocherò. Tra l'altro fra qualche giorno avevo intenzione di prendere il videogioco di Sio. Del videogioco che arrivano al film, no Francesco, non ne abbiamo parlato, cioè io ho accennato, ho detto dei videogiochi che arrivano dei film, ma guarda, la maggior parte delle volte vengono fatti su licenza. Sì, li portiamo in live Supercani Magic Zero, volevo prendere. Io ne ho giocati diversi di videogiochi che vengono dai film. E non, cioè, per esempio, c'era di Batman Begins, c'era un videogioco abbastanza brutto. Poi però Batman Arkham Asylum, adesso non mi ricordo esattamente i nomi, tutti quegli altri invece sono molto validi, gli altri Batman, io li ho giocati tutti quelli. Sono veramente molto validi e molto fighi. Il primo e il secondo sono i più belli di tutti, dopodiché un pochino va a crollare. Ho visto anche Mad Max Fury Road, è un grandissimo film. Il videogioco di Mad Max Fury Road, cioè, perché è un po' una merda, cioè, ma non... non poteva essere bello, e quello è la cosa, perché Mad Max Fury Road soprattutto è un film completamente fuori di testa, cominciamoci da lì, basato tutto su una cosa molto semplice, una, alla fine è una sorta di gara di macchine, cioè sono ste macchine che corrono, quindi fare un videogioco su Mad Max Fury Road, una sorta di open world nel deserto... Sì, i videogiochi tratti ai film tipicamente sono peggio, ma perché semplicemente si parte da quel fatto che il film ha avuto tanto successo, allora c'è la possibilità di farci il videogioco, perché magari mezzi i diritti di diverse cose sono stati venduti pure i diritti dei videogiochi, svilupparlo non costa tanto perché molto probabilmente molte volte ruba cose a destra e a sinistra, asset già creati per altri videogiochi, li acquistano, li adattano, li mettono in mezzo, quindi fanno un videogioco che costa un cazzo e alla fine lo vendono, perché comunque la gente, il videogioco di quel film che ha tanto amato, magari se lo compra. Allora provano a uscire fuori. Quelli che invece, per esempio, aspetta, Judas Gullo, adesso leggo, quello che per esempio a me sono piaciuti tanto, o comunque mi sono abbastanza piaciuti, sono i giochi, quella della Telltale, credo che si chiama, che sono i giochi, quelle specie di avventure grafiche comunque animate sia su Batman
che è su come cazzo si chiama la serie, quella degli zombie, Cristo Santissimo. Oddio, quando non mi vengono i nomi, porca miseria. The Walking Dead, grazie, perfetto. Giochi della Telltale su The Walking Dead sono molto carini, secondo me. Sono usciti proprio bene. E ripropongono un misto fra quello che è la storia della serie e quello che sono delle situazioni che ci stanno nel fumetto, e secondo me funzionano molto bene. Anche quelli di Batman della Telltale funzionano bene. Ci hanno fatto anche un videogiochino su Ritorno al Futuro. Funziona un po' meno, ma funziona pure quello. Quelli, per esempio, sono un buon esempio di videogiochi tratti da serie TV o film famosi. Quindi Judas Gullo scrive: Gio, però io volevo porre il problema che anche i videogiochi tratti dai film fanno realmente schifo. Penso tra tutti le prime robe sul Signore degli Anelli o Star Wars e Harry Potter. Il problema per me è quello che hai detto prima. Agiscono un po' come con le stesse tecniche di storytelling. Prima dico mentre il libro obbedisce a regole diverse, inoltre sussiste su uno scontro tra quello che tu hai immaginato e quella visione del regista. Eh sì, la base è quella. Adesso su Harry Potter pare che stia per essere annunciato un GDR pazzesco sul mondo di Harry Potter. Qua stiamo aspettando tutti una roba decente su Harry Potter. Vediamo. Fra l'altro, per esempio, videogioco che ho provato a... Saluti da Catania, grande. Videogioco che ho provato a portare qui, ma che non vi è piaciuto, Assassini, è Alien Isolation. Videogiochi sulla saga di Alien ne sono stati fatti una caterva. Ne sono veramente stati fatti tanti per diverse console, per diverse cose. E non ce n'è stato uno buono, in realtà, tranne Alien Isolation. Alien Isolation è l'unico videogioco per quanto riguarda la serie di Alien che funziona da diversi punti di vista. Funziona perché ovviamente una storia completamente originale, addirittura si parla della figlia di Ellen Ripley. Ellen Ripley è la protagonista della saga di Alien, anche se negli ultimi due praticamente non si vede, però i primi quattro non è vero che è noioso. Non è vero, è molto bello, però è lento, inizialmente parte lento. Pensate quanto sarebbe figo un film fatto a dovere sulle storie di Sam per Death Stranding. Ma già quello, Death Stranding per esempio, sarebbe un film molto particolare. Dove, non lo so. Alien vs Predator era divertente, guarda il film no. Non ho visto il videogioco perché, se non mi ricordo male, uno spara tutto. Quindi la serie, lo so Davide che Alien Isolation è bellissimo. E poi Death Stranding è già un film. Anche The Last of Us, ragazzi, è già una serie. Eppure stanno a fare uguale la serie su The Last of Us, cioè. Però vi ripeto, stanno trattando quella storia, quello dovrebbero trattare, quello che passa fra The Last of Us 1 e The Last of Us 2, la parte e mezzo. Crocix dice che di Alien ho visto solo il primo 2 settimane fa. E già hai fatto una gran cosa, adesso guardati pure il secondo, anche il terzo e il quarto, perché a modo loro sono 3 film completamente diversi. Certo che The Last of Us è anche gameplay, e che gameplay assolutamente, ne abbiamo già parlato poco fa. Quindi ragazzi, io purtroppo, per arrivare a una somma di quello che diciamo da 1 ora e 20, sono ancora della convinzione che non c'è un film memorabile per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, quando in realtà ci sono dei film memorabili per quanto riguarda il mondo dei cinecomic. Quindi è il mondo dei fumetti, che per quanto mi riguarda non è manco uno dei film della Marvel. Trovo divertente, carino, è uno dei più carini, è sicuramente il primo Iron Man e Guardiani della Galassia.
Ma i film veramente belli riguardo ai cinecomic per me sono due, che è Il Corvo, il primo, e V per Vendetta. Poi ce ne saranno tantissimi altri film tratti da fumetti molto belli, però che io conosco, che ho visto e che rivedo con piacere. V per Vendetta, per esempio, io ogni 5 novembre lo devo vedere. The Bap, cioè proprio è una tradizione. A volte mi capita pure di vederlo più volte in un anno, ma il 5 novembre io devo vedere V per Vendetta. Anche a te il finale di Last of Us 2 ti ha dato una mazzata come a me? Te lo aspettavo? Beh, un po' me l'aspettavo, però sì, è stata una mazzata, è stato molto bello. Buonasera, Michela. Sugosardo dice che addirittura V per Vendetta va visto ogni 5 del mese. Mi accontento il 5 novembre. Il 5 luglio che fa? Il 5 luglio domenica facciamo una festa. No, non sapevo che Hellboy fosse un cinecomic. E allora è il terzo cinecomic più bello in assoluto. Il 5 luglio facciamo una festa in piscina. Anche sì, ragazzi, Watchmen è 300. 300 è molto carino. Watchmen. Sono mai riuscito a vederlo tutto, mi sono sempre addormentato prima del tempo. Per cosa festeggiate? Per il mio compleanno. Comunque, ragazzi, è passato 1 ora e 20, visto che stasera la discussione era free. Oldboy è tratto da un manga. Allora, io di Oldboy ho visto il manga. Però non credo sia quello che dici tu. Giusto? Giustamente mi immagino la festa di Giovanni in piscina con muse e cocktail stilo Truzza. A voglia. Un botto. Un botto. Ratchet & Clank a me non piace. Non mi piacciono quei tipi di giochi. Non mi piacciono per niente. I'm sorry. Comunque, ragazzi, allora, basta così, usciamo troppo off topic. Quindi il discorso era, non è che lo stai scambiando Oldboy con Golden Boy. No, Golden Boy lo so pure, ma anche Oldboy c'avevo un fumetto, io se non mi ricordo male. Datemi un attimo, datemi un attimo, datemi un attimo. Eccolo. Questo? Dite questo? Attendo. L'ho letto. Però siete sicuri che questo viene prima del film? Dovrebbe essere prima del film. Comunque sì, questo ce l'ho. Sono quattro numeri di questo qua. Comunque ragazzi, siamo arrivati. Non siamo arrivati a una quadra. Ah, io pensavo che erano. È del 97 qua c'è scritto. O forse è la pubblicazione questa del 97. No, io non l'ho sicuramente comprato nel 97. Qui c'è scritto 97.
God of War film. C'ho paura. Ragazzuoli, io vi saluto, mi vado a riposare perché oggi sto... Il manga è stato pubblicato nel 96-98 e il film uscì nel 2003-2013, la prima edizione del 96. Molto probabilmente questa è la seconda allora, perché c'è scritto 97. Mi fido molto più di voi per quello che riguarda il mondo dei manga, io li leggo, non li studio, quindi ne so veramente... Cioè, per esempio, non sapevo minimamente... Ero addirittura, pensavo che perché questo... L'ho preso e l'ho letto perché conoscevo il film. Quindi Hellboy lo so che è un fumetto. Sì, l'ho comprato sicuramente nel 2006-2007. No, allora se il film è del 2000... No, il film del 2013 è quello di Spike Lee. Faccio finta che non esiste. Io di Hellboy sto parlando quello coreano, ovviamente. Io questo l'ho preso dopo aver visto il film. Dopo aver visto il film mi è capitato questo qua in fumetteria e ce n'erano quattro e li ho presi tutti e quattro e li ho letti. Comunque ragazzuoli, io vi ringrazio per questa serata, un'ora e mezza stasera, molto tranquilla, molto free. Quattro chiacchiere in amicizia, come si suol dire. Noi ci vediamo domani sera, dovrebbe essere. Sì, ci vediamo domani sera. Non ci vedremo sabato, ragazzi, perché sabato non ce la faccio, perché ho da finire di preparare cose per appunto la festa di domenica. Quindi domani sabato non ce la faccio. Ci vediamo domani sera. Stiamo un'altra oretta qui o a chiacchierare o probabilmente a giocare. Oggi in chat i ragazzi mi hanno chiesto il gioco dei Pokémon, che c'è un personaggio che abbiamo preso che si chiama Fattino, un Pokémon che non so esattamente che tipo di Pokémon è. Ci sono da comprare le birre sabato, esatto Sucusardo, vedi che lo sai? Vedi che lo sai, cioè andare a comprare birre, andare a comprare cose da bere, c'è un bel po' di roba da fare sabato per domenica, quindi sabato non ci vediamo, ma ci vediamo domani sera. Gioca a Pokémon Marron Merda. Io stasera vado di balletto adesso perché sono devastato, oggi in studio c'è stato molto da fare, ci stiamo preparando, sapete, vi hanno accennato ieri. Adriano si è fatto scappare, si è accennato quello che dovremmo fare a fine luglio, ci stiamo lavorando, stiamo organizzando, stiamo capendo che cazzo sarà sta giornata su Twitch con la Slim Dogs, il Twitch Day esatto. Stiamo capendo la scaletta, stiamo capendo le cose. Esiste davvero, stiamo organizzando. Ah, tu dicevi giochi a Pokémon Marron Merda, esiste davvero, guarda. Ragazzi, io già a stento conosco i Pokémon normali, figurati quello marron merda. Quindi per questa sera vi abbandono qui, ci vediamo domani sera sempre alle 9:30, sempre su questo cavolo di canale. Grazie Francesco, se siete iscritti potete andare direttamente sul Telegram o su Discord. Su Discord ultimamente ci siamo visti poco con i ragazzi, ma di solito magari quando c'è un ospite poi ci rivediamo su Discord e poi continuiamo a parlare con l'ospite. Settimana prossima o al massimo quella dopo ancora dovrebbe arrivare pure la serata dei 10 film con Michael Righini. E poi basta, quindi ci vediamo domani sera alle 9:30. Perdonatemi, sono stanco. Questa sera sono veramente stanco. E basta. Ci vediamo domani, grazie a tutti, buonanotte. Dov'è il pulsante? Cazzo, eccolo. Buonanotte, grazie a tutti.